all'unanimità e con un modo di pensare che ci ha unito in questo periodo, partendo dal presidente e ben gestito dal direttore generale, è stata intrapresa una strada. Questa strada, come vi ho già spiegato, è fatta principalmente di certezze. Le certezze sono impostate su tre aspetti, lo voglio rimarcare, è quella della convinzione di voler sposare questo nuovo progetto, la voglia di fare sacrifici e la difficoltà nel creare qualcosa di nuovo. Sono tre argomenti che io ho posto al nostro mister. Non vi nascondo che l'ho provocato in tutti i modi, in tutti i modi. Ho cercato anche di smontarlo, ho cercato di fargli capire come era difficile partire da capo, anche diciamo alla sua prima esperienza al sud, che al sud è molto molto più difficile che in altre regioni. E ho capito fino all'ultimo che la scelta che è stata fatta non poteva esserci scelta migliore. Questa è la mia totale convinzione. Oltre a essere bravo a saper lavorare sul campo, oltre a essere bravissimo sotto l'aspetto psicologico nella gestione dello spogliatoio, ora lo dico, magari una parolaccia, presidente, me lo consente, alle palle che gli fumano, e questa cosa qua, a differenza di tanti altri allenatori, ha fatto sì che tutta la città del Messina sposasse questo progetto, perché lui realmente ha dimostrato di avere più fame di tutti gli altri allenatori. Voi siete i tutori di questo gruppo, voi siete coloro che dovranno garantire, io sono certo che lo farete con efficacia, garantire l'unità di questo gruppo e quindi anche i risultati. Voglio ringraziarvi per la vostra decisione di appartenere a questo gruppo, perché anche voi avete preso una decisione, come noi l'abbiamo presa, di scegliere voi, anche voi avete preso la decisione di dire sì. Grazie per questo, e grazie per questo io lo dico come presidente, ma è chiaro che questo grazie viene dall'intera società, dal vicepresidente Piero Gugliotta, da Piero Oliveri e da Nino Micali. È chiaro che noi fino ad oggi abbiamo fatto degli sforzi, continueremo a farli, per garantire un calcio onesto, un calcio vibrante, un calcio giocato senza alludere a cose strane. Per questo motivo la nostra scelta su due personaggi integri, di grandi valori morali, pertanto forza Messina.